Allora, noi stiamo mettendo sul banner, no, giustamente. Lei, ah no, perché aspetta, so. Metto qua, è perfetto. Però questo è un po', però ci piace, no? Che fa un po' tipo tenda canadese. Può girare, devo metterlo nell'altro modo. Oppure questa cosa la spostiamo qui e poi su e ci cade addosso, ma fa audience. Se ci casca addosso fa audience. Poi sai cosa facciamo? Lo sbattiamo contro. Glielo appoggi. Ce la facciamo, eh? Enrico Casella costruisce il nostro set. Quindi che onore. E l'ha piazzato dritto. Se no lo tengo io con la testa. Eccoci qua, finalmente in questo momento un po' più di relax, arrivate da una vacanza breve, giusto? Ma tu dove sei stato in vacanza, se possiamo chiedertelo? Io sono stato a Riva del Garda. Oh, che bello! Un posto bello, fresco, sul lago di Garda, bello. Quindi nei miei territori. Ok, quella è la tua zona? No, veramente Riva del Garda è già in provincia di Trento, okay. Mentre però la provincia di Brescia è il paese sotto, quindi... Ma è dove tu vai in campeggio oppure...? No, sono in una struttura un po' più grande, bella, però tanto verde, okay. Fresco, che di questo periodo non ce è ce n'è mai, bisogno, sì. Assolutamente. No, pochi giorni, però sono stati un attimo per staccare. E dopo si ricomincia come al solito, qua a Riccione, dove... C'è la possibilità di fare un buon allenamento al mattino e poi al pomeriggio avere ancora un po' di svago. Sì, un po' di mare che fa bene alle ragazze, un po' di sole. Certo. Un po' di buon umore. Sì, un po' di svago. Ieri pomeriggio siamo stati all'Aquafan, quindi bello. Voglio dire, abbiamo portato lì, sì, loro si divertono. Quindi è importante, no, questo passaggio, devono staccare un attimo, poi riprendere con una 4 ore di allenamento al mattino. Fatto in un certo modo, ma che serve per ritrovare un attimino uno stato fisico adatto per poi cominciare a lavorare in funzione ovviamente dell'appuntamento, certo. Clou, che sono i campionati del mondo di Anversa. Ed è anche abbastanza, diciamo, relativamente vicino, insomma, un appuntamento importantissimo. Sì. Per metterti un po' di stress, vicino, no? Ma in realtà no. No, beh, c'è il tempo giusto, abbiamo scelto queste date proprio per diciamo, avere un percorso che ci porterà da adesso fino agli assoluti di settembre e poi il mondiale. Non facciamo altre gare di preparazione, certo. Abbiamo previsto gli assoluti sulle due prove, una il mercoledì e una il venerdì e poi le finali per attrezzo la domenica, quindi avremo le ginnaste della squadra, avranno la possibilità di avere 3 diversi momenti, okay. Come test, direi molto importante. E poi i mondiali, dove l'obiettivo ovviamente è la qualificazione per i Giochi Olimpici. Certo. Abbiamo un paio di ginnasti importanti come Asia D'Amato e Martina Maggio che dopo gli interventi non faranno parte del gruppo dal punto di vista preparazione mondiale, ma che sono qui in fase di recupero e ce le troveremo pronte per i Giochi Olimpici. Quindi diciamo, le manteniamo in salute proprio per la... L'obiettivo successivo? Beh, Asia ha dovuto far superare. Martina è stata una scelta, abbiamo deciso di farlo adesso proprio perché aspettare fino al mondiale, lei poteva aspettare anche fino al mondiale, però avrebbe voluto dire poi non avere i tempi tecnici giusti per i Giochi Olimpici. Okay.
Quindi rinunciamo a queste due pedine importanti per questo campionato del mondo e quindi bisogna fare un po' più di attenzione. Ma il sorteggio non è stato dei più fantastici. Infatti, cosa ne pensi del sorteggio? Che è un sorteggio. E quindi esatto. A volte ti va bene, a volte ti va male. Diciamo che essere i primi a partire, diciamo, i primi estratti, okay. non è buono perché fai il punteggio, cioè tutti fanno il punteggio su di te, le giurie sono molto fresche, quindi okay. Di solito molto penalizzanti. Okay. Quando arrivi alla fine ovviamente sono un po' più stanche, fanno anche, ma proprio da un punto di vista del giudice che okay. Fa fatica e tendono i punteggi sempre a crescere un po'. Inoltre per le squadre che vengono è un bel punto di riferimento anche dal punto di vista tattico sapere cosa ha fatto una nazione come okay. L'Italia. Quindi per entrare nelle finali per attrezzo idem sarà un po' più complicato perché lì la giochi di solito sui millesimi, certo. Essere i primi un giorno e mezzo prima, perché la Francia e la Cina gareggeranno il giorno dopo alla sera, alle 10 di sera, quindi noi abbiamo gareggiato alle 5 del giorno prima. Quindi avranno guardato la moviola per ore. Esatto, quindi possono fare delle scelte. Poi alla fine che conta è andare lì e fare bene il proprio lavoro. Abbiamo qui 13 ragazze, tra cui, vabbè, abbiamo detto Asia e Martina, quindi 11 ragazze che sono in questo momento in una fase di preparazione. Man mano andremo avanti, certo. Ridurremo un po', però a tutte queste abbiamo dato un compito, e ognuno ha il suo compito, anche certo. Le riserve hanno un loro compito da svolgere, certo. È quello di farsi trovare pronte, è quello di spingere e di creare un po' di concorrenza in più nel gruppo. Un po' di pressione, certo. È quella che ci deve essere, perché ognuno deve guadagnarselo il posto, certo. Non c'è nessuno che è garantito già un po'... Garantito in partenza. No, cioè, nessuno ha un posto garantito in squadra finché... Okay. Arrivi all'ultimo momento, possono esserci mille cause, mille motivi, tocchiamo ferro, infortuni, certo. Cali di forma, febbre improvvise, di tutto. Succede sempre di tutto quando ci si prepara e quindi certo. Bisogna essere pronti ancora una volta a sopperire a queste situazioni e quindi ci faremo trovare pronti. E Giorgia si allena su due attrezzi, e questa è una vostra scelta. E come funziona per quanto riguarda un mondiale? Il discorso è che lei ha questo problema e potremmo risolverlo. Il problema è che oggi ci serve troppo anche con questi suoi due attrezzi. Ricordiamo Trave e Parallela. Cioè, Trave ha vinto per due volte. No, ha vinto la Coppa del Mondo di specialità facendo solo due gare. E, è importante. La Parallela è uno dei nostri punti di riferimento come proprio sicurezza esecutiva che ha dimostrato in tutte le gare, quindi è molto importante per noi averla in squadra. E fare oggi il corpo libero o il volteggio potrebbe pregiudicare questo. Quindi in questo momento, avendo anche la mancanza di altre due pedine importanti come Asia e Martina, non possiamo rischiare, quindi dobbiamo mantenerci, diciamo, più sull'aspetto conservativo. Certo. Questa cosa la rivaluteremo dopo il campionato del mondo. Certo, assolutamente. In questa fase lei si prepara su quei due attrezzi. Quindi tu in questo periodo sei anche tu in una fase di controllo, di comprensione della situazione, della strategia di scelta, insomma. Vabbè, adesso cerchiamo di portare avanti tutti. Certo. Poi chiaramente anche il livello delle stesse di questo gruppo, non le ginnaste, come normale che sia, non hanno tutte lo stesso valore, non hanno tutte la stessa preparazione, non hanno tutte la stessa esperienza internazionale, quindi non hanno neanche un nome a livello internazionale. Sì. Però questo è importante? È molto importante, perché chiaramente oggi un'Alice D'Amato che si presenta alla Parallela, anche a livello internazionale, ovviamente... E viene rispettata, okay. Una merita sconosciuta che fa lo stesso esercizio prende qualcosa meno, okay. E questo purtroppo è così nel nostro sport, ma lo è sempre stato, noi lo sappiamo. Queste ragazze si sono costruite un nome in questi anni col loro lavoro, hanno preso magari qualche decimo in meno qualche anno certo. Fa, oggi possono usufruire. Quindi diciamo l'importante per noi è far vedere che la nostra scuola è sempre di alto livello, che abbiamo comunque sempre delle atlete in grado di sostituire. La forza di una squadra poi sta in questo, certo. Cioè riuscire sempre a sopperire a momentanee assenze. Abbiamo anche Vanessa che si sta allenando, però in questo mondiale la teniamo conservativa. Super conservativa
anche per la sua età, certo. E quindi non vogliamo crocifiggerla, visto che è l'anno 33, voglio dire. È un anno abbastanza particolare. Quindi non possiamo crocifiggerla quest'anno e vedremo se invece potrà dare un contributo. Lei principalmente lavorerà proprio su volteggio e corpo libero. Ok. E quindi già uno va giusto a capire come potrebbero essere degli incastri. Speculari, diciamo. Sì, come potrebbero essere. Certo, oggi se entrasse in squadra una ginnasta forte alle parallele serve molto di meno che se entra una ginnasta forte al corpo libero. Perché? Certo. Perché alle parallele abbiamo un bel numero di ginnaste di con un bel lavoro, una diciamo. Una semplice campionessa d'Europa, per fare un nome. E mentre il corpo libero abbiamo qualche difficoltà in più. Quindi dipende poi sempre dal momento in cui tu devi andare a fare una gara, quello che potrà essere la scelta della squadra. Quindi vedremo un po', quando arriviamo all'inizio di settembre, quali sono le condizioni operative. Oggi ci occupiamo di rimetterle in forma, di farle star bene, di rientrare in questa logica e soprattutto di motivare anche queste nuove che per la prima volta si affacciano a una preparazione di questo tipo. È importante anche fare la preparazione, anche se poi non fai la gara. Perché? Perché più avanti toccherà a te e aver già fatto un percorso in un certo modo è importante. La forma proprio ti... è importante per lavorare tutti insieme, cercare un modo comune di lavorare, anche perché alcune ragazze lavorano in società. Qui abbiamo il gruppo, vabbè, che è all'Accademia di Brescia, poi abbiamo una ginnasta che sta al Centro Tecnico Nazionale di Roma, un'altra che sta al Centro Tecnico Nazionale di Milano e altre tre che sono invece lavorano in società. Okay. Quindi queste tre più due, cinque, più vabbè, le otto, esatto, che stanno all'Accademia Internazionale di Brescia. Quindi stiamo cercando in questo momento di compattarle, metterle insieme, farle stare un po' insieme, fare, certo, gruppo, perché poi non si sa bene a chi toccherà, certo, fare il lavoro, però quel lavoro lo fa per tutte. Certo. E quindi spirito di gruppo. Che tipo i moschettieri, tipo, esatto, tutti per uno, uno per uno tutti. Per tutti. Questa purtroppo è la realtà, purtroppo e per fortuna è la realtà. Lì abbiamo sempre dimostrato di saper dare delle risposte positive, cercheremo di farlo ancora.